Salve a tutti e benvenuti ad un'altra trasmissione di Affari di Famiglia per tvbologna.it. Tra le novità introdotte dal nuovo governo al momento della sua formazione, vi è stata anche quella dell'istituzione di un nuovo ministero senza portafoglio che prende il posto di quello preesistente intitolato esclusivamente alle pari opportunità e che in questa occasione ha preso il nome di Ministero per la Famiglia, la Natalità e appunto le pari opportunità. La scelta di modificare il nome è indice della intenzione del nuovo governo di cambiare rotta rispetto a questi temi e di affrontare il dramma della denatalità nel nostro paese, rilanciando anche l'istituzione della famiglia, nella comprensione del fatto che senza la centralità del modello della famiglia naturale è difficile anche poter sperare di affrontare la questione che ormai tutti devono riconoscere essere particolarmente presente e drammatica del nostro paese, che ogni anno che passa stabilisce un record negativo nel numero dei nuovi figli che nascono nel nostro paese, andando sempre più celermente così verso la prospettiva di una estinzione che creerebbe enorme difficoltà non solo sul piano economico, ma soprattutto sul piano culturale, direi proprio esistenziale, ai nostri figli e alle generazioni di italiani che verranno. E allora che cosa potrà fare, che cosa sarà richiesto di fare a questo nuovo ministero che non è più solo per le pari opportunità, ma è anche per la famiglia e la natalità? Senz'altro noi operatori del diritto di famiglia che vediamo quotidianamente gli enormi problemi che si creano quando una coppia genitoriale e quindi una famiglia si disgregano e quindi entrano spesso in conflitto, soprattutto per quanto riguarda le esigenze dell'accudimento, della cura e del mantenimento dei loro figli. Possiamo dire che intanto c'è una esigenza profonda di superamento, soprattutto sul piano culturale, di modelli che fino ad ora sono stati seguiti in maniera decisamente troppo ideologica e spesso ottusa. Ricordiamo che nella scorsa legislatura era stato avanzato un disegno di legge che si proponeva quello di introdurre anche in Italia quel criterio che in tanti paesi europei ed in generale del mondo occidentale è già una realtà attuata, proprio perché poi nasce anche da una raccomandazione del Consiglio d'Europa, che è quella di regolamentare la crisi familiare, la cessazione della convivenza dei genitori, secondo il principio che in italiano abbiamo tentato di tradurre come quello dell'affido materialmente condiviso, cioè di quell'affidamento per cui la convivenza dei figli dopo la separazione dei genitori, pur nella condivisione dell'affidamento, non rimane sempre e comunque con un solo genitore, mentre all'altro viene data soltanto la possibilità di fare visite più o meno ampie nei confronti del figlio, che altrimenti deve solo limitarsi a mantenere o a contribuire a mantenere, ma introdurre un sistema di principio che è di materiale condivisione dell'affidamento, per cui con ciascuno genitore il figlio minore, i figli minori devono trascorrere almeno un terzo del loro tempo quotidiano, anche se questo dovesse nella prassi comportare delle modificazioni di residenza dei figli che dovrebbero nel corso della loro quotidianità abituarsi a vivere in due abitazioni, sia in quella della mamma che in quella del papà. Quel disegno di legge era stato avversato moltissimo nella scorsa legislatura, sulla base di considerazioni di natura pratica che però erano chiaramente dei pretesti, perché il grosso problema era quello ideologico per cui si pensava che attribuire più compresenza dei padri nella vita dei loro figli quando sono minori, quando si è separati,
dall'altro genitore sarebbe stato uno strumento per reintrodurre il famigerato patriarcato, privando così le donne della possibilità di stare con i loro figli. In realtà non vi era nulla di vero e anzi si vedeva in queste circostanze il profondo ritardo che è soprattutto culturale della sinistra nei movimenti femministi su questo tema. Basti pensare che in buona parte dei paesi occidentali dove la condivisione materiale dell'affidamento è stata introdotta, lo si è fatto proprio in un'ottica di favorire il ruolo delle donne contemporanee nella società, che avendo la possibilità di dover ridurre il tempo materialmente da dedicare alla cura e all'accudimento dei figli, avrebbero avuto anche una maggiore possibilità di dedicarsi in un regime di vera e pari opportunità alla loro attività lavorativa e al contributo che danno alla società al di fuori della famiglia. Solo in Italia si è avuta questa levata di scudi che è indice di una visione ampiamente ideologica ma anche retrograda del problema. Tuttavia, noi operatori del diritto di famiglia, che vediamo tutti i giorni le conseguenze spesso drammatiche della disgregazione della famiglia naturale, possiamo notare che in fondo anche da parte degli ambienti che adesso dovranno guidare il nuovo ministero, che avrà come ministro Eugenia Roccella, ci sono state grandi perplessità rispetto all'eventualità dell'introduzione dell'affido materialmente condiviso. E ci sono state perché, vedendo da destra, se così possiamo dire, questo problema, si è posta la questione per cui in effetti i ruoli genitoriali nei confronti dei figli non sono esattamente identici tra padre e madre, per cui le donne hanno una maggiore vocazione ai compiti di accudimento e di cura nei confronti dei figli che i padri non sarebbero in grado di espletare allo stesso modo. Quindi può darsi che un contrasto di principio potrà rimanere su questo tema. E affrontandolo nell'ottica che sembra essere proprio del nuovo ministero, come potrà quindi essere risolta questa esigenza? A nostro avviso si deve tenere presente che sì, è verissimo che quando si rompe un nucleo familiare, comunque non è possibile sperare di poter continuare a far sì che le cose continuino rispetto al problema dell'accudimento e mantenimento dei figli come erano prima, perché è normale ed è inevitabile che i genitori si ritirino reciprocamente le deleghe che prima si erano dati per affrontare le varie esigenze che riguardano i figli e quindi la situazione che si aveva durante la convivenza non può essere meccanicamente riprodotta anche dopo la cessazione della stessa. E quindi questo è anche un esempio che ci dice quanto sia ancora fondamentale e insostituibile il modello della famiglia naturale. Tuttavia, proprio per questo motivo, proprio perché non è possibile continuare come se la convivenza tra i genitori non fosse cessata, è anche importante saper tenere presente che bisogna approntare una soluzione che sia di rimedio, perché comunque è il tentativo di porre rimedio ad una rottura di un equilibrio genitoriale che di per sé sarebbe insostituibile, ma deve essere nello stesso tempo un rimedio intelligente che da una parte tiene presente come i compiti di affidamento e cura non possono essere ripartiti tra genitori in modo meccanico, ma nello stesso tempo non si può pensare che essi appartengano soltanto alle madri, mentre invece ai padri possa essere lasciato soltanto il compito di contribuire al mantenimento dei loro figli, perché per poter effettivamente esercitare il loro ruolo educativo, i padri, anche quelli più responsabili, anzi soprattutto quelli più responsabili, hanno il bisogno materiale di trascorrere più tempo con i loro figli, di mantenerli
vicino a sé anche nell'ambiente in cui vengono a vivere, benché questo non sia più quello che condividono con la loro madre, quindi con l'altro genitore. È una necessità che si vede chiaramente nella prassi e quindi dovrà essere data la possibilità ai giudici di affrontare queste questioni con intelligenza, con la capacità di guardare i casi concreti al di là dei pregiudizi ideologici e dei luoghi comuni, ma nello stesso tempo anche con delle linee guida che, essendo chiare, essendo decise, nello stesso tempo diano proprio la garanzia a tutte le coppie genitoriali che la questione non sarà risolta sulla base di un pregiudizio ideologico e quindi entrambi potranno sentirsi tutelati nella continuazione dei loro rispettivi compiti genitoriali anche di fronte all'eventualità della loro separazione. Perché, come abbiamo fatto notare fin troppe volte, se oggi la natalità è in crisi è perché è in crisi la famiglia, ma se è in crisi la famiglia naturale, se le coppie non decidono più di avere dei figli e di mettere su famiglia, è proprio perché non si sentono più tutelati rispetto agli impegni che devono essere presi in due e devono essere presi nel contesto di una loro relazione, che diventi relazione familiare e relazione tra genitori. Soltanto restituendo un minimo di affidabilità a questi impegni che si devono prendere per arrivare alla decisione di mettere al mondo dei figli, si potrà sperare anche di rilanciare la natalità. E quindi rimane sempre vero che se non c'è famiglia, se non si dà il primato al modello della famiglia naturale, allora non ci sarà neanche un ritorno alla natalità e quindi al futuro per tutta la nostra nazione e per la nostra cultura.